Una prima semifinale difficile, quella di quest'anno per gli azzurri, che con lo strapotere fisico di Galmarini e anche grazie ai play, agli esterni Magini e Mariotti, hanno probabilmente deciso in questo modo la partita. Però per gli azzurri sono stati per gran parte della partita vicini. Sì, siamo stati per tre quarti, siamo stati lì con loro, ci abbiamo provato. E abbiamo provato a reggere un Pippo Tahiti e Camero dietro, con gli esterni Pippo e Leonardi all'inizio ci abbiamo provato a tenere Magini e Mariotti e nulla, poi in fondo siamo arrivati stanchi, girato tutta la panchina, ma ci è mancata idea nestra, appoggi facili da sotto e niente, alla fine penso abbiamo meritato loro, perché questo gioco vince il fa canestro, quindi ecco, nonostante il risultato magari possa fare male, però anche quest'anno c'è stata un'esplosione anche di persone accalcate alla tribuna, insomma l'atmosfera è sempre delle migliori. Sempre delle migliori, già con le tribune tutte piene e il piazzale come l'anno scorso, sono molto contento, sono contento per Firenze e per chi ha organizzato questo splendido torneo e spero che ogni anno vada sempre a migliorare. E nuovi giocatori, nuovi allenatori e alla fine pallacanestro. Adesso c'è un inverno difficile perché questo posto di allenatore agli azzurri rischia di essere in bilico. Ci sarà un'annata dove si andrà a cercare un nuovo allenatore, perché a questo punto dopo due semifinali forse sono io che mi dovrò mettere da parte, si spera, sarò il primo a tifare lì su quella tribuna per i prossimi azzurri.